Per spiegare la completiva volitiva, analizziamo alcune scene tratte dal video Cesare e la minaccia degli Elvezzi. Orgetorix, afferma Cesare, civitati persuasit ut ex finibus suis evaderent. Analizziamo il periodo. Orgetorix, civitati persuasit, orgetorige, convinse il suo popolo, persuase il suo popolo, è la principale. La subordinata al congiuntivo introdotta da ut non è una finale, ma è una completiva volitiva. Perché? È una completiva perché costituisce il completamento indispensabile della principale. Infatti, se la eliminassimo, la principale non avrebbe senso. O meglio, non sapremo mai l'oggetto delle intenzioni della volontà di Orgetorige. È riuscito a convincere gli Elvezzi a fare che cosa? Se non ci fosse la subordinata con Ut che rende esplicite le intenzioni del soggetto, non potremmo saperlo. In questo caso, la completiva è un complemento indispensabile, dunque la completiva è una subordinata che completa il significato di un verbo rendendo esplicita la volontà implicita nella reggente. In latino la completiva è introdotta da ut se è affermativa, è invece introdotta dall'avverbio negativo ne se è negativa. Ma come riconoscere una completiva volitiva da una finale? Consideriamo questa affermazione di Cesare. Nel capitolo 26esimo del De Bello Gallico, Cesare ha appena sconfitto gli Elvezzi in un'accesa battaglia, ma non è riuscito a catturare i nemici superstiti che si sono diretti nei territori dei Lingoni, una popolazione della Gallia stanziata tra i fiumi Senna e Marna. Afferma Cesare, ad Lingonas litteras nuntiosquem misi, ho inviato lettere e messaggeri ai Lingoni. Questa è la principale. Di per sé è una frase che non avrebbe bisogno di alcun completamento perché contiene le informazioni fondamentali. Non dobbiamo dedurre alcunché. La principale ha senso compiuto da sola. La subordinata introdotta da ne non è una completiva diretta volitiva, ma una finale, perché indica lo scopo per cui Cesare ha inviato messaggeri e lettere ai Lingoni. Ne Elvezios frumento iuvarent, perché non aiutassero gli Elvezzi con il frumento, cioè non rifornissero gli Elvezzi di grano. Quindi la subordinata al congiuntivo introdotta da ne non è una completiva diretta volitiva, ma una finale perché specifica lo scopo per cui Cesare ha inviato messaggeri e lettere. Aggiunge cioè un'informazione accessoria, non strettamente indispensabile.